Bentornati alla 30ª parte della Ladder Lock in Overuse Den Omega. Ebbene sì, siamo arrivati alla parte numero 20, no, 30, non 20, 30. Ed è una serie molto lunga, che per certi periodi abbiamo tirata per le lunghe. E adesso arriviamo al punto critico, perché non capisco come cavolo modificare il team. Ho levato Excadrill per mettere Starmie, che probabilmente sarà il motivo della sconfitta, perché Excadrill era uno dei Pokémon principali del team, che ci ha accompagnato per tantissimo tempo. Invece no, adesso dobbiamo utilizzare il carissimo Starmie. Ho fatto una variante mezzo attaccante, mezzo difensore, si chiama Riot. Per chi studia astronomia, il soprannome sarà chiarissimo. Non studio astronomia, io l'ho cercato su Google. Perdonatemi. Ed una variante con gli avanzi, però con l'attacco speciale con 252 EVs. Questo perché voglio fare un po' di danni con quello Scald e con quell'Ice Beam. E il team avversario sembra abbastanza vulnerabile a Riot. Inizierà molto probabilmente con Skarmory oppure con il fastidiosissimo Sableye. Quindi io direi di iniziare con il mio Riot. Lui inizia con Sableye, appunto. A meno che non ci voglia fare un knock-off istantaneo, direi che Mario vuole fare Will-O-Wisp. E tra l'altro abbiamo due Pokémon che possono vantare di come diavolo si chiama Natural Cure. Ok, Will-O-Wisp. Noi abbiamo Natural Cure, quindi ce ne freghiamo altamente. Critico, non lo scotta. E dicevo, possiamo tranquillamente switchare e guarire dalla scottatura. Che bello, eh? Che bello. Faccio di nuovo Scald perché nel caso scottasse è sempre molto utile. Vai di ripresa, però se ti scotto ti frego alla grande. Non ti scotto. E adesso lui probabilmente partirà all'offensiva, farà un colpo fisico, un colpo buio. E io voglio prendermelo su con Keldur perché? Perché ha knockoff, anche se manda in campo il suo fastidiosissimo Skarmory, possiamo fare knockoff. Non so perché ho detto fastidiosissimo Skarmory, dovevo dare un aggettivo e non avevo tempo per pensare a un aggettivo decente. Azumarill, che vuole fare carineria, io mando in campo il mio Arcanine a fare i fuochi fatui, dato che ho la possibilità di farli in tutta tranquillità, perché è l'unico Pokémon immune ai fuochi fatui. E Talonflame e Alakazam nel caso sia una variante con Magic Guard. E Talonflame soffre tanto l'extra rapido. Alakazam soffre tanto l'extra rapido. Va di carineria, mi dispiace, la resisto. E quindi adesso tutta la libertà di fare un Will-O-Wisp. Volevo anche farmi scottare con Keldur. In questo caso avrei fatto knockoff su Sableye, avrei fatto un sacco di danni e poi knockoff su Skarmory. Perché sicuramente arriveremo al punto di avere Skarmory contro con Keldur, perché per quello si utilizza Skarmory, per bloccare con Keldur e tutti gli attaccanti fisici. Mi sono reso conto che pian piano avevamo prima una grandissima presenza di attaccanti fisici, adesso abbiamo una grande presenza di attaccanti speciali. Adesso siamo un po' più equilibrati, però ho cambiato due attaccanti fisici con due attaccanti speciali, quindi si nota la mancanza di attaccanti fisici serie. Dato che abbiamo soltanto con Keldor. Skarmory scottato, sono contentissimo di questa cosa. Anche se ha il Bitorzo Elmo, io farò un Flare Blitz perché Flare Blitz può fare molto male a Skarmory. Non so se è un 2-hit che io ho. Non lo so, sono ignorante in questi calcoli. Perché non utilizzo molto Arcanine come attaccante. Sì che è un 2-hit che io ho. Flare Blitz, ok, Aero Rocky Helmet. Però buttare giù Skarmory è un vantaggio che ci serve molto in questo momento. Ci serve tantissimo, ci prendiamo meno danni di prima adesso perché facciamo meno danni da recoil, dato che non facciamo più il 50% di danni, facciamo soltanto un 24%. Potevi farlo prima quel critico, eh? Potevi farlo prima. Adesso mi aspetto l'entrata in campo di un attaccante speciale. Mi aspetto l'entrata in campo di un attaccante speciale e mi rendo conto che senza Excadrill contro quel Alakazam non siamo proprio in una splendida situazione. Anzi, abbiamo i Dragon, quindi non c'è niente di cui preoccuparsi. Però se avessimo avuto Excadrill avremmo potuto spinnare tranquillamente. E se lui vuole fare Aqua Jet? C'ho qualcuno per incassare Aqua Jet? Preferisco fare Will-O-Wisp. Preferisco fare Will-O-Wisp nel caso facesse Bellidram. Appunto, Nova di Waterfall. 49% di danno. Ha fatto un sacco di danni. Non posso switchare. Spererò che sia una versione bendata e quindi che possa farmi fare Morning Sun e stallarlo tantissimo fino a quando non decide di switchare. No, ha Aqua Jet. Bellissimo, bellissimo. E adesso noi cosa dobbiamo fare? Mettiamo le nostre rocce? Direi che mettere le nostre rocce sia la cosa migliore per adesso, anche se probabilmente manderà in campo il suo Talonflame. Talonflame che avremo difficoltà a gestire. Avremo difficoltà a gestire. Mettiamo le Stealth Rock. Perché abbiamo perso il nostro difensore. Ok, no, entra in campo Sylveon. Entra in campo Sylveon. Non me l'aspettavo questa.
Adesso facciamo un. Mandiamo in campo Gengar? Facciamo un Gigadrain, dai, siamo difensori speciali. Cosa vorrà fare? Vorrà fare Hillbell. Ok, Hillbell. Però adesso cosa farai? Attaccherai? Switcherai? Vado un passo, lo scopriamo. Almeno adesso c'è il dubbio. Prima mi sembrava scontato facessi Hillbell. Potevo andare sul Gengar, però poi. Ok, adesso farà molto probabilmente un Wish o un Hyper Voice. L'unico che si può prendere l'Hyper Voice è Gengar. Quindi sì. Gengar. No, Wish. Fa Wish. A chi lo vuole passare questo Wish? Lo vuole passare ad Azumarill? Ma Azumarill non gradisce affatto una Sludge Bomb, così come nessun Pokémon dell'avversario. Sì, utilizzo Sludge Bomb al posto di Sludge Wave. Aspetta, è Sludge Bomb, no? Sì, perché quel 30% di possibilità di avvelenare è molto meglio del 10% di possibilità di avvelenare per solo 5 di potenza. Quindi per questo utilizzo il carissimo Sludge Bomb. Gengar, ti prego, fai il tuo lavoro. Perché quel Sylveon, se avessimo avuto Excadrill, l'avremmo buttato giù facilmente. Se avessimo avuto Weavile, avremmo potuto fare un Icicle Crash. Per favore, non farmi pentire di averti mandato in campo. E no, non mi sono. Come si dice? Rinfiacchito. No, non era rinfiacchito la parola la utilizzo perché non mi trovo bene a ricordarmi l'altra parola. Non ho sbagliato il nome di Gengar facendolo Ganger. Semplicemente Ganger derivato da Doppelganger. Sapete che vuol dire Doppelganger? Semplicemente. Adesso però posso fare palla ombra. Posso fare palla ombra. Provocazione. Provocazione. Ti frego tantissimo. Ti costringo a switchare. Se vuole farmi, non lo so. Will-O-Wisp, ok, mi hai scottato, però adesso sei provocato. Cosa vuoi fare? Se vuoi switchare? Vuoi switchare e io faccio pallombra. Ganger deriva da Doppelganger. Cos'è il Doppelganger? I cloni. Persone uguali a te, non so bene come descriverlo. E questa la vedo brutta questa lotta. La vedo molto brutta questa lotta. Ma devo incappostarmi. Per favore, fai il tuo lavoro. Fai un bellissimo Scald. Scotta quel Sableye. Anche se avrei dovuto mandare in campo molto probabilmente con Keldur, però non l'avrei potuto buttare giù in un colpo. Scottalo, sono felice di sacrificare Riot in caso. Ok, non sacrifichiamo Riot, ti prego, non finire il taunt. Non finisce il taunt, possiamo fare una bellissima cosa, ossia fare ripresa. Questa ripresa ci permetterà di resistere a un altro Fall Play e avere più vita. Adesso il fatto è, riusciamo a levare le nostre fastidiosissime punte? No. No, l'1%. Io continuo a fare Scald. Sperando in un crit. Allora, era all'1% prima. Ok, lo buttiamo giù. Lo buttiamo giù, benissimo. Rischia troppo. Rischia troppo continuare a fare il recover perché prima o poi io me lo prendo il crit. Prima o poi io me lo prendo il crit e ti butto giù. Ti butto giù, anche se gli avanzi. Critico, eccolo là. Avrei preferito averlo più tardi per recuperare un altro po' di vita, se devo essere completamente onesto. Adesso chi mandare in campo? Se mando in campo Azumarill sono costretto a mandare in campo il nostro Celebi, non possiamo rischiare in questo momento. Non vorrei che proprio alla trentesima parte finiamo la Ladder Lock in modalità difficile, poi ci sarà forse una piccola pausa e riprenderemo con la maratona. Ho già in mente il colore delle targhette della maratona, l'avrò già detto qualche volta, però le voglio verdi. Ok, Azumarill, adesso il fatto è, ci conviene spinnare? No. Ci conviene conservare Azumarill? No, Riot, no, facciamo Scald. Sperando di scottarlo. Sì, lo scottiamo. Knock off, ci mandi KO, però in questo momento ci permetti di mandare in campo Celebi. E perché sono contento di mandare in campo Celebi? Molto probabilmente adesso switcherà. Quindi io faccio Button Pass sullo Switch. La vedo brutta questa situazione, la vedo molto brutta. Allora, Button Pass. Cosa abbiamo? Kagune che. In questi momenti vorrei avere tanto Metal Testata al posto di troppo forte. Vai con Keldur. Vai con Keldur. Facciamo due cose. Prima un bel knockoff. Poi proviamo a congelarlo. Prima leviamo gli avanzi, perché è la cosa migliore da fare. Dovremmo incassarci due Hyper Voice se è difensivo. Dovremmo incassarli. Comunque la Moradona non ho ancora deciso bene che team fare. Molto probabilmente sarà un team con Arcanine e Excadrill. Perché sono due dei Pokémon che mi hanno dato più soddisfazione in questa lunga serie. Potrei mettere anche Hydreigon. Mi è servito molto. Aia. GG all'avversario. Non penso abbiamo molte possibilità di vittoria. Non penso proprio. Facciamo un Match Punch per fare un minimo di danno in più prima di andare KO. Ed è finito così. Complimenti all'avversario. Ciao.
Abbiamo detto F1, no? Sì. Ci ha distrutto, cioè non distrutto, ci ha messo su una bella lotta, ci ha sconfitto. Sconfitto. Ganger, Riot, mi avete deluso. Mi avete deluso. Devo essere onesto. Allora, possibilità di vittoria remote ce ne sono? Ai Dragon, tentennamento con Nero Pulsar. Questa è la nostra possibilità di vittoria. Tentennamento con Nero Pulsar. Tentenna. No. GG l'avversario. GG l'avversario, non possiamo più vincerla. Non. Zero possibilità. Zero possibilità. Adesso farà Hyper Voice. Ciao ciao ai Dragon, doppia vulnerabilità. Eh? Ed è finita così la modalità difficile. È finita così. Però è durata abbastanza. Sono stato soddisfatto e soprattutto mi ha messo molto alla prova. Dovrei farla anche in overuse di questa sfida per studiare un po' più Pokémon. Perché ho fatto un po' il giro di tutta la tier, diciamo. Ne ho usati tantissimi di Pokémon, proprio tanti. Adesso non faccio come quelli infami che stallano con ripresa, vado di giga assorbimento e mi faccio uccidere tranquillamente. C'è gente che si mette a stallare con ripresa e ti fa 15 riprese. È fastidiosa. Quando perdete, perdete, non c'è bisogno di dar fastidio a perdere. Come quelli che lasciano passare i 2 minuti. Forfeito direttamente. L'avevo già detto nell'episodio precedente questa cosa. Sì, sono molto polemico in questo periodo. Sono misto polemica. Polemica. Riferimento a Geri Polemica, Maccio Capatonda. Ok, adesso ci farà un Brave Bird e ci distruggerà in 40 parti. Quindi, ci vediamo al prossimo episodio direttamente con la modalità maratona. Però, voglio fare una cosa. Sono molto in anticipo con l'episodio della Ladderlock. Non inserirò la modalità maratona fino a un giorno dopo la pubblicazione di questo video. O almeno queste sono le intenzioni. Non so se in casi estremi farò altrimenti. Però molto probabilmente non giocherò ancora sulla Ladderlock per l'uso di Omega fino a domani rispetto a quando è uscito questo video. Di conseguenza, ditemi quali sono stati i vostri Pokémon preferiti di questa Ladderlock. Quelli che sono stati più forti e quelli che volete ripetere la maratona. E soprattutto con che set magari, non datemi i team completi, che set di quali Pokémon vi sono piaciuti di più. Vedrò quale vi piace di più, se a molti è piaciuto avere Concreton in squadra, cercherò di metterlo nella squadra. Se a molti è piaciuto avere Arcanine o Excadrill in squadra, e lo so che a molti di voi sono piaciuti, li metteremo in squadra. Quindi questo è tutto, vi ringrazio per la visione, continuando a dare un tocco di Mr. Battling, vi do appuntamento ad un prossimo video.